Cefadis. Ecco perché quando si leggono i testi biblici bisogna avere questa pazienza di ragionare sui dati. Quando noi leggiamo il Corriere della Sera non abbiamo bisogno di tutte queste riflessioni, si legge, punto e basta. È una persona che alla nostra cultura, appartiene al nostro mondo occidentale, scrive di fatti che noi magari abbiamo sentito già per mezzo delle comunicazione radio o televisiva, e chi scrive rinarra quei fatti e dà una sua lettura, però con il linguaggio nostro, con la nostra cultura, con il nostro mondo occidentale. E se mi è permesso, con un background che è cristiano, anche se chi scrive è ateo. Perché il cristianesimo, piaccia o non piaccia, ha permeato la cultura occidentale. Se le stesse cose le scrive un musulmano, scrive un'altra cosa. Perché è un'altra cultura. Wow! Possiamo continuare la nostra strada. Cerchiamo di capire alcune piccole cose. Temo che parte di questa riflessione la dobbiamo rimandare al mese di dicembre, perché vorrei proprio farvela tutta. Allora, la prima cosa a livello filologico da tener presente in questo testo è questo, questo, questo e questo. Sono i verbi. Non meravigliatevi se parlo difficile, poi spiego. Questo è un auristo. Questo è un auristo. Questo non è un auristo. Questo è un perfetto. Auristo, auristo, perfetto, auristo. Che accidenti vuol dire? Il sistema verbale greco non è il sistema verbale italiano. Nel mondo greco c'era una distinzione radicale nelle azioni, che noi, quando dobbiamo insegnare ai nostri amici africani greco per la prima volta, cerchiamo di spiegare così. Esistono delle azioni nel nostro racconto, esistono delle azioni che noi riteniamo lineari ed azioni che sono puntuali. Se io voglio dire bacio, nel senso del verbo io bacio, per dire che bacio una volta sola, io non posso adoperare il presente in greco. Perché il presente mi dice un'azione lineare, cioè io bacio continuamente. Quindi ogni volta che ti vedo ti bacio. Allora adopero il presente. In passato succedeva la stessa cosa? Ah, allora adopero l'imperfetto. Succedeva in passato e succede ancora nel presente? Adopero il perfetto. Se invece devo dire bacio una volta sola, adopero l'auristo. L'auristo è un tempo puntuale. Cioè, ting, dice una cosa limitata nel tempo. E allora, apessanen morì. Ting, è un'azione puntuale. Fu sepolto. È un'azione circoscritta nel tempo. Apparve è un'azione circoscritta nel tempo. Mentre invece è risorto, in italiano, se notate, è stato tradotto con un passato prossimo. Ma il concetto qual è? È successo nel passato e perdura nel presente e nel futuro.
Questo è un tempo lineare. Il perfetto in greco indica un'azione lineare, continuativa. Quindi è incominciata e continua. Morire, essere sepolti e apparire, anzi, essere visto, perché ofs è il passivo di orao, vedere, questi tre verbi sono concepiti per dire che si tratta di azioni circoscritte. La risurrezione non è un'azione circoscritta, è un'azione perdurante. Sono sfumature importanti che nella traduzione italiana non si possono dare. Queste sfumature scompaiono totalmente. Quindi tenete presente, morì, fu sepolto e apparve o fu visto, sono auristi e indicano un'azione puntuale chiusa nel passato. Egegertai da egeiro è un perfetto. È capitato, e il risultato di ciò che è capitato c'è ancora, perché lui permane ancora come risorto. Capite? Noi allora dovremmo tradurre: Cristo morì, fu sepolto, risorse e permane nella situazione di risorto. Questa sarebbe la traduzione che rende più vicino il concetto espresso da questo verbo. E apparve, quindi è un'azione puntuale, cioè circoscritta nel tempo. Questa è la prima osservazione da fare per capire il valore delle azioni. Poi c'è una seconda particolarità. Come viene chiamato Pietro? Provate a leggerlo in greco. Che fa? E riproduce esattamente il suono aramaico. Di per sé sarebbe che fa. La è un po' lunga. Noi invece ce fa. Boh! Ogni volta che io sento e brucio nel fuoco della Geenna, ma per l'amor di Dio, una stonata di quelle che fa male al timpano. Ed è sempre giaspro nelle lingue semitiche. Quindi Geenna. È importante perché vuol dire che questo testo è nato quando ancora Pietro veniva chiamato con il nome aramaico, non con il nome latino. Perché pietra in greco si dice lithos, acqua minerale antilitica. Noi diciamo che parolacce, ma che vuol dire contro la formazione delle pietre, cioè dei calcoli. Questo indica l'antichità del testo. Quindi noi ci troviamo con una pietra preziosa del cristianesimo di fronte a quel testo che stiamo esaminando. Non possiamo passarci sopra in maniera superficiale. Dobbiamo scavare dentro. Naturalmente bisognerebbe fare adesso delle considerazioni di tipo stilistico. La struttura del testo non è greca. Che vuol dire che questo testo a noi è arrivato in greco, ma la sua origine non è greca. È stato scritto in aramaico o è stato pronunciato e trasmesso oralmente in aramaico. Vado via veloce. Noi abbiamo quattro stichi. Guardate com'è fatta la struttura. C'è sempre un verbo. Morì, poi c'è l'interpretazione,
Che valore ha quella morte? Per i nostri peccati. Ma questa interpretazione chi la dà? Chi scrive? No. Questa interpretazione dipende dall'Antico Testamento. Fu sepolto. È un fatto puramente materiale. Primo stico e secondo stico formano una unità. Terzo stico e quarto stico formano unità. Quindi questo fu sepolto è semplicemente la conseguenza del morì. Non ha nessun valore teologico. Ha solo valore storico. È successo questo punto. Sì, ma che senso ha? Non ha senso. È logico. Un morto lo seppellisci. Punto. Mentre invece, se notate, è risorto e permane nella situazione di risorto, è legato a un concetto di tempo molto strano. Il terzo giorno. Noi diciamo dalla sera del venerdì alla sera del sabato un giorno, dalla sera del sabato alla domenica mattina mezza giornata, quindi un giorno e mezzo. E loro no. Loro dicono, lui è morto il venerdì alle 3 del pomeriggio, sì, quindi ha sporcato già questo giorno. Il sabato è rimasto nel sepolcro, sì. Lui è risorto al sabato sera? No. Quindi ha sporcato anche la domenica. E quindi sono 3 giorni. Capite la concezione che loro hanno? Loro hanno, non come noi, l'elasticità di spostare le ore e dire dalla sera alla sera sono 24 ore e passa una giornata. No, loro sono rigidi. La giornata va dalla sera di un giorno alla sera dell'altro. Ha occupato una parte di questo giorno, quello è il primo giorno. Poi c'è tutto il secondo, poi ha occupato una parte del terzo, sì, quello è il terzo giorno. E quindi è risorto e permane nello stato di risorto il terzo giorno. E anche qui questo secondo le scritture crea un problema. Questo secondo le scritture riguarda i 3 giorni o questo secondo le scritture riguarda la risurrezione? Noi abbiamo dunque 3 possibilità. Secondo le scritture riguarda sia il tempo sia il verbo, oppure secondo le scritture riguarda solo il verbo, oppure secondo le scritture riguarda solo il tempo. Dobbiamo dire ci sono 3 possibilità. E poi il verbo apparire ha un destinatario e poi i 12. Questa espressione, finiamo subito, è interessante. Perché? Questo è un testo che è nato dopo la scelta di Mattia in sostituzione di Giuda, quando cioè il collegio dei 12 è stato ripristinato. Il che vuol dire che qui c'è un piccolo problema. Posso? Mattia viene scelto dopo che Gesù è asceso al cielo. Il che significa che noi abbiamo delle apparizioni del risorto anche dopo l'ascensione. Altrimenti questi 12. Mi spiego? Allora possiamo capire benissimo perché Gesù appare a 500 fratelli in una sola volta. Noi diciamo non c'è allucinazione collettiva, qui l'hanno proprio visto in 500. Ma da dove vengono fuori?
dal momento che i primi cristiani, quelli proprio immediatamente dopo la risurrezione, erano 120. Gli Atti degli Apostoli lo dicono. Quando si radunano per scegliere Mattia, erano circa 120. E se vi ricordate, io vi ho detto, quando nel testo biblico trovate il numero esatto, potete avere legittimamente il sospetto che sia un numero simbolico. Ma quando trovate il circa, quasi, più o meno, vuol dire che il numero è matematicamente giusto. Ora, da 120 non si ricavano 500. Mentre, nel discorso di Pentecoste che Pietro fa, nasce la conversione di 3.000 persone. Da 3.000 si possono ricavare i 500. E quindi noi abbiamo apparizioni del risorto anche dopo l'ascensione. Mentre invece normalmente voi sentite dire: dopo l'ascensione Gesù non appare più. Ma chi l'ha detto? Come fai a spiegare questi 12 e come fai a spiegare questi 500? Oggi abbiamo avuto una lezione più di esegesi che di spiritualità. Prossima volta invece cercheremo di capire perché io trovo scritto che Cristo morì per i nostri peccati. Perché Cristo è risorto secondo le scritture e perché il terzo giorno secondo le scritture. E qui c'è molta spiritualità. Grazie. Alla prossima volta.